dice subito invece quali sono i funghi mangerecci e quali i funghi allucinanti la maga messicana Maria Sabina. Perciò conserva quelli allucinanti e butta via i mangerecci. Questa sera in casa sua c'è una piccola orgia, del resto permessa dalla legge. Gli ospiti devono mangiare 8 paia di funghi ciascuno e attendere pazientemente l'effetto magico. Qualcuno è un po' perplesso, forse vorrebbe provare prima con il gatto. Le allucinazioni per questa gente piuttosto primitiva devono essere una specie di cinema dei poveri. Sullo schermo della fantasia infatti per effetto dei funghi si susseguono strane visioni e contemporaneamente si ha lo slittamento della personalità verso forme impensate. La maga Maria Sabina per esempio si trasforma in un'impenitente bevitrice e in un'accanita fumatrice. Beh, decisamente si tratta di gente complicata. Avete visto quante storie fanno per bere in pace un bicchiere di vino e per fumarsi una sigaretta?